Osservare il cielo, alle volte, può portarci a vivere delle esperienze straordinarie. Infatti, sempre più spesso, proprio sopra le nostre teste, avvengono misteriosi e bizzarri fenomeni, ma anche se gli esperti cercano di dissipare ogni dubbio, provando a spiegare di cosa possa trattarsi, c'è sempre una piccola percentuale di questi avvistamenti che continua ad essere avvolta dal mistero, rimanendo inspiegabile, e che porta sempre più persone a chiedersi se siamo davvero soli nell'universo. Quindi, se sei pronto, iniziamo. Tutti ormai sappiamo che il territorio statunitense è pieno di basi militari, alcune delle quali magari ospitano nuovi velivoli volanti creati tramite l'applicazione dell'ingegneria inversa, attingendo quindi alla tecnologia aliena ritrovata in giro. E quest'uomo crede infatti di aver filmato qualcosa di insolito. L'uomo, appostato lì da giorni con un po' di fortuna, riesce ad immortalare questo bizzarro oggetto volante. Purtroppo è molto distante dal luogo, ma quello strano oggetto non somiglia ad un classico aereo militare. La forma della struttura appare ondulata ed anche il colore è particolarmente lucente. Inoltre rimane perfettamente sospeso in aria senza emettere alcun suono. In molti credono che quest'uomo abbia filmato della tecnologia militare top secret. Ma tu cosa credi? Un uomo nota delle strane luci nel cielo notturno e così si avvicina alla finestra per osservarle meglio. Quelle sfere luminose sembrano volare in formazione o forse fanno parte di un solo grande UFO dalla forma triangolare. Emettono un'intensa luce arancione e si muovono molto lentamente, come se stessero cercando qualcosa in quell'area. Chi ha esaminato il video non ha riscontrato alcuna alterazione del filmato, ma non ha fornito una risposta riguardo la natura di quelle strane luci. L'uomo che ha fatto la ripresa dichiara che quelle sfere sono rimaste in cielo per molti minuti, per poi scomparire, senza lasciar traccia. Secondo te, perché quelle sfere luminose si trovano in quell'area residenziale? Una famiglia che vive in Quebec, in Canada, ha ripreso quella che all'inizio sembrava solo una strana ed intensa luce di colore rosso. Anche altri passanti hanno alzato lo sguardo al cielo cercando di capire di cosa potesse trattarsi, quando, improvvisamente, le luci si affievoliscono rivelando il vero aspetto di quell'oggetto. Purtroppo le immagini sono un po' mosse a causa dello zoom, ma si riesce comunque a vedere piuttosto chiaramente un oggetto solido che fluttua in cielo. Chi ha analizzato il video dichiara che non si tratta di computer grafica e neanche di un comune drone. Inoltre non credo possa trattarsi di un fenomeno naturale ancora sconosciuto alla scienza, ma quindi che cos'è? Sembrerebbe quasi metallico, ma è stato costruito dall'uomo o da qualcun altro? Tu cosa credi? Questa scena è davvero suggestiva. È stata ripresa da alcuni campeggiatori che sono stati attratti da quei fasci di luce che sembravano vivi e paiono quasi danzare nella volta celeste. Al momento della ripresa gli uomini non sapevano di cosa si trattasse, ma facendo qualche ricerca online si è arrivati alla verità. Si trattava infatti di missili e quelle scie luminose erano causate dall'espulsione del propellente. Quindi non erano alieni diretti sulla Terra, ma umani che esploravano lo spazio. Una donna che vive nella zona a sud di Londra, appena rientrata a casa dal lavoro, nota fuori dalla sua finestra una strana luce rossa quasi avvolta totalmente dalla nebbia, eccetto per quei due lembi che sembrano un inquietante paio di corna demoniache. In molti hanno spiegato che quel fenomeno era semplicemente dovuto alle luci della città e quel bagliore rosso probabilmente proveniva da qualche grattacielo sul cui tetto c'è un eliporto. In effetti, la spiegazione è coerente, se non fosse per il fatto che in giro non ci sono altre luci simili. Dopotutto Londra è piena di grandi edifici ed inoltre quella luce sembra venir proiettata dall'alto verso il basso. Ed anche la donna che vive lì dice di non averla mai vista prima, ma anche la forma somiglia molto a quella di un disco volante. Oh my God! What is that? Questo filmato è del 2020 ed è stato girato da un pedone che ha notato un oggetto dalla strana forma sospeso in cielo. Ci troviamo in Olanda. Ahimè la qualità del video è bassa anche a causa della distanza, ma si riesce comunque a distinguere la forma dell'oggetto che fluttua in aria. La forma non sembra aerodinamica. Presenta delle strane sporgenze lungo tutto il suo corpo. Stando a quanto detto dall'uomo, l'oggetto doveva essere lungo più di 3 metri. Ma non essendoci punti di riferimento, non lo si può affermare con certezza. Che dire,
Visto che l'oggetto vola e nessuno è in grado di affermare con certezza di cosa si tratti, direi che possiamo classificarlo come avvistamento UFO. Questa sfera di fuoco, che rimane sospesa in aria, ha un che di inquietante ed ha portato alla nascita di varie teorie tra i commentatori online che cercavano di spiegare il fenomeno. Il filmato si presume sia stato registrato a Cuba. A causa della distanza e della forte luce, la telecamera non riesce a mettere a fuoco l'oggetto in maniera chiara, ma si possono notare quelle che sembrano due ali, mentre il corpo centrale è avvolto da una sfera di energia. Ovviamente c'è chi ha ipotizzato si trattasse di una navicella aliena, mentre per altri potrebbe trattarsi di tecnologia terrestre ancora top secret che veniva testata in quel luogo. Al momento nessuno può dire con esattezza cosa sia quell'oggetto che appare in video. Ma tu fammi sapere se hai qualche teoria al riguardo lasciando un commento. Il cielo sopra la Spagna ed il Portogallo, il 19 maggio del 2024, si è illuminato per qualche secondo, quando è stato attraversato da un'enorme palla di fuoco azzurra. Quel giorno ci sono state tantissime segnalazioni da parte dei testimoni che in quel momento stavano assistendo ad uno spettacolo naturale davvero strano ed affascinante, che ha provocato emozioni contrastanti in chi l'ha osservato. Alcuni erano gioiosi, mentre altri si sentivano inquieti. Le autorità hanno presto tranquillizzato tutti, chiarendo che si trattava di una cometa talmente luminosa da oscurare la luna, lasciando dietro di sé una lunghissima scia brillante. Che dire, la natura dà sempre modo di stupirci. Questa che, beh, non saprei come definirla, diciamo ghianda volante, è stata ripresa a Catemaco, una città nel sud del Messico. Il cielo è sereno e l'immagine è piuttosto nitida. L'oggetto non vola ad alta quota, ma quello che davvero colpisce è la sua forma così insolita, direi mai vista prima, a metà tra una ghianda ed una trottola. Quando il filmato è andato online, l'ha lasciato tutti perplessi ed incuriositi. Ma per molti si tratterebbe solo di un pallone meteorologico, anche se dall'aspetto non si direbbe ed inoltre volava un po' troppo basso. Chissà, magari era un nuovo tipo di navicella volante ancora in fase sperimentale. E te, cosa fa venire in mente questa cosa? Un escursionista che si stava rilassando passeggiando in montagna ha immortalato qualcosa di strano ed innaturale. Questo oggetto volante ha una forma davvero unica. Ricorda una stella, come quelle che si mettono sugli alberi di Natale. Non credo possa trattarsi di una mongolfiera né di un pallone meteorologico. In realtà un oggetto simile è stato avvistato anche in altre parti del mondo. Quando il filmato infatti è stato caricato in rete, si sono scatenate le fantasie di molti. Da chi crede che si tratti di navicelle guidate da una nuova razza aliena appena arrivata sul nostro pianeta, a chi pensa si tratti di qualche drone sperimentale. In entrambi i casi, chissà se in futuro aumenteranno i casi di avvistamento di UFO a forma di stella. Questo avvistamento è strano, non solo per l'oggetto inquadrato, ma anche per il fatto che in questo caso il presunto UFO si vede davvero bene. Insomma, si distinguono con chiarezza le luci azzurre sulla base ed anche la forma richiama in maniera impressionante quella dei classici UFO discoidali privi di ali e sistemi di propulsione. Se quindi escludiamo la possibilità che si tratti di tecnologia terrestre, alcune domande sorgono spontanee. Ovvero, perché quell'oggetto si trovava lì? Perché era fermo a bassa quota vicino a quegli edifici? Magari era in corso un rapimento alieno? O si tratta di un avvistamento troppo bello per essere vero? Tu cosa credi? Se sei appassionato di ufologia, saprai che gli UFO hanno molte forme diverse. Per citarne alcuni, ci sono quelli discoidali, quelli sigariformi e quelli a forma di tic-tac. Ma quello che stai vedendo ora è di sicuro tra i più insoliti. È stato filmato da alcuni passeggeri su un volo di linea. Quello strano oggetto dalla forma amorfa, come puoi vedere, oltre a volare, ruota anche su se stesso. Dopo alcuni minuti l'UFO emana una forte luce da un'estremità, come se avesse acceso dei propulsori, e rapidamente si allontana uscendo dall'inquadratura. Alcuni hanno ipotizzato si trattasse solo di detriti che rientravano nella nostra atmosfera, ma come si vede dal video, non stavano precipitando, ma anzi volavano. Quindi potrebbe trattarsi di un nuovo tipo di UFO. Il prossimo filmato è piuttosto recente, risale al gennaio del 2024, ed è stato girato da un pedone nel Regno Unito. L'uomo, alzando lo sguardo, notò una strana figura nera che lentamente volava nel cielo plumbeo.
Ora, se si considera quel tempo così cupo, il fatto che ci troviamo nel Regno Unito e il suo aspetto, ci viene subito alla mente un dissennatore di Harry Potter. Ad aggiungere ancora più mistero è il fatto che una sorta di fulmine venga scagliato da quella sagoma. Ma per te, di cosa potrebbe trattarsi? Magari è solo del denso fumo dalla forma un po' strana? O forse è davvero qualcosa di inspiegabile? This is some type of UFO or some kind of life form in the sky. I residenti di Las Vegas, in Nevada, hanno assistito a qualcosa di davvero inusuale, quando alzando lo sguardo hanno osservato questo strano oggetto muoversi sopra le loro teste. L'UFO sembra composto da una serie di anelli luminosi che si accendono e spengono in modo intermittente, delimitando la circonferenza. Mentre il corpo centrale è nero e semitrasparente. Anche in questo caso, chi ha osservato il fenomeno aereo in prima persona non riesce a trovare una soluzione e non è in grado di capire di cosa possa trattarsi. Potrebbe essere tecnologia aliena. C'è da dire che in Nevada c'è anche la famosa Area 51, quindi potrebbe essere tecnologia terrestre in realtà. Ma tu credi possa essere qualcosa del genere? But this is just setting in the sky like this, kind of with these rings on it. Con l'intenso bagliore intermittente, che evidenzia una sagoma simile ad una navicella volante, ha inquietato non poco gli spettatori, che sbalorditi hanno iniziato a filmare quello strano evento. Ci troviamo in Brasile. Nessuno dei presenti era in grado di spiegare cosa stesse accadendo, ma se ingrandiamo l'immagine, si nota una grossa sfera luminosa dalla quale si propagano altri fasci luminosi. Quando il video è stato caricato in rete, gli internauti hanno formulato alcune ipotesi. Per alcuni era un fenomeno del tutto naturale, come ad esempio un fulmine globulare, che va però detto è estremamente raro. Per altri era solo un insolito drone, mentre per altri ancora potrebbe davvero trattarsi di tecnologia aliena che non appartiene al nostro mondo. Ma tu, quale sceglieresti tra queste tre teorie? Oppure ne hai un'altra da proporre? Ebbene amico, questi erano solo alcuni dei video più incredibili che mostrano degli avvistamenti UFO e ce ne sono tanti altri, quindi se vuoi che questa serie continui, non dimenticare di lasciare subito mi piace a questo video e di iscriverti al canale. Io per oggi ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un altro interessantissimo video. Ciao!